A tutti. Parleremo di NgRx. Lo conoscete NgRx? Che cos'è NgRx? NgRx è uno state manager. Che cos'è uno state manager? Arriva, diciamo, per chi arriva da React eh, conoscerà sicuramente Redux e Comunque, si sì, era uno state manager ed era iniziato praticamente da Redux quasi, da, da React, quindi eh, chi proviene dal mondo di, di React era quasi sicuramente abituato ad usare uno state manager. E c'è anche su Angular, su Angular, uno dei eh, state manager diciamo più utilizzati è Ngrx, ce ne stanno anche altri, ci sta Kita, ce ne stanno anche altri, però Ngrx è quello ufficialmente supportato. Andiamo a vedere che cos'è Ngrx, apriamo il nostro Fido Chrome dove lo possiamo trovare su Ngrx. Se apriamo la pagina principale di Ngrx, eccolo qua. Questo è lo schema di come funziona ngRX e come funziona uno State Manager. Qui abbiamo il nostro componente, al componente vengono lanciate delle action, alle action trascuriamo per il momento questa parte qui, ad ogni action eh, viene lanciato nel reducer, il reducer modifica lo store, lo store popola il selector e il selector arrivano nei componenti. Questo praticamente, che vediamo qui, è il giro che fa lo state manager ok quindi le azioni quali potrebbero essere ad esempio un'azione iniziale potrebbe essere quello del caricamento dei dati oppure nel caso in cui siamo mh, uno dei più classici eh, state manager che si fanno è quello dell'autenticazione cioè l'utente si collega action quindi fa la login e, e si attiva il redasser quindi ad esempio mette isloading quando mette nello store appunto il fatto che sta caricando il selector mi dice che, che sta caricando quindi c'è una property isloading e il componente fa vedere ad esempio lo spinner dopodiché magari nel, nell'out il caricamento viene effettuato cioè l'utente viene loggato viene lanciata l'action la eh, utente loggato il Reducer non fa nient'altro che modificare lo Store, quindi mette IsLoading a False, IsAuthenticated da True e magari mette i dati dell'utente dentro lo Store. Lo Store modifica il Selector e il Selector popola poi il componente. Ovviamente i Selector possono essere messi praticamente su uno o più componenti, quindi non necessariamente il Selector viene usato in un solo e singolo componente. Gli Effects che speriamo di riuscire a vedere questa sera non è nient'altro che un automatismo basato sull'action in modo tale che viene invocato ad esempio un servizio che va a invocare il backend per poi ritornare se andiamo a vedere qui in questa nota molto importante tutte le azioni vengono effettuate in un dispatch all'interno dell'applicazione del state prima di essere, eh, sono prima processate nel reduce e poi eh, vengono eh, diciamo Gestite dagli effects, ma andremo a vedere piano piano il, il giro. Andiamo nella nostra applicazione. Quella che abbiamo visto che è sempre la solita, e quindi andremo come primo passo ad usare lo State Manager. Quindi apriamo la nostra applicazione. Ve la ricordate è sempre quella. Qui siamo già loggati. Vi ricordate, facciamo pure il sign out. E questi sono i, i post che sono presenti allora usciamo dalla nostra applicazione la prima cosa che dobbiamo fare e che possiamo vedere anche qui nella documentazione di ng vediamo un po se riusciamo ad ampliarla ecco ok installation ok la prima cosa che ci dicono è di installare lo store quindi copiamo il codice lo mettiamo qui e andiamo a installarlo come vedete per installare Ngrx non si usa l'npm install ma ng-add ng -add. NGRX store chioccio la lettera significa l'ultima versione ci chiede se vogliamo proseguire diciamo di sì perché adesso vedremo oltre a installare ngrx, è andato a modificare anche l'app config e il package json se andiamo a vedere subito l'app config che ha fatto ha messo il provider store quindi ha già iniziato a prevedere, siccome siamo in standalone components, ha iniziato già ha, iniz ha inizializzato praticamente NGRX mettendoci il provider store, un altro pacchetto che praticamente non vi ho fatto vedere, ma ve lo faccio vedere adesso. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo qui, dov'è Tools e lo store del Tools, lo store, Del Tools serve per fare, soprattutto quando siamo in fase di sviluppo l'instrumentation dell'action allora fidatevi lo andiamo a installare e poi vedremo cosa serve ok qui c'è tutta quanta la documentazione su come configurarlo però noi andiamo sull'installation e anche qui vedete ci dice di aggiungerlo copiamo e andiamo a installarlo qui diciamo sempre yes e ce l'ha installato come vedete ha aggiunto anche questo provide Provider Store DevTools, MaxAge 25 e Log is Dev DevMode. Poi andremo a vedere in dettaglio che cosa significa questo, questo Provider Store DevTools. E rilanciamo la nostra applicazione. Ora andiamo nella nostra applicazione. Come vedete non è cambiato niente anche perché ha soltanto aggiunto ngRx però non abbiamo dato nessuna action come vi ho fatto vedere prima qui. Quindi non è cambiato assolutamente nulla. Andiamo di nuovo qua dovremmo definire l'action. Ora, questa non è un'applicazione tanto grande, quindi che faccio? Qui, a livello di app, mi creo un nuovo folder con lo scritto state. Qui ci metterò tutti quanti i gestori di state e il primo state che andiamo a creare è proprio quello dell'autenticazione. Quindi andremo a creare, anzi no state, scusate, store. Andremo a creare quello di autenticazione che è a livello diciamo globale quindi creiamo un nuovo folder out e il primo eh, file che io vado a creare è l'out.actions.ts una volta che abbiamo creato actions, andiamo a definire le nostre azioni allora quali sono le nostre azioni le nostre azioni ad esempio può essere quello di sign in sign out il sign in però c'è il sign in che inizia la login e poi sulla base della risposta del servizio può esserci un success o un fail ad esempio un fail potrebbe essere perché ho sbagliato la password quindi che facciamo innanzitutto facciamo const out eh, anzi no scusate stiamo creando l'action export const out actions uguale ora vi faccio vedere il nuovo modo per creare l'action che è molto più semplice da usare, molto più eh, flessibile. Okay? Prima bisognava creare una action, eh, una action singola, con questo modo praticamente posso creare un gruppo di actions. Quindi create, create action group e qui come vedete questo create action group intanto mi ha portato questa, eh, questa function da, da ng store la prima cosa che mi dice come parametro è un, file, è un oggetto di configurazione quindi definiamo l'oggetto di configurazione vediamo se ce lo dice eccolo qua ci sono due property il primo è il source e adesso vi farò vedere che cosa significa in questo caso nel source mettiamo ad esempio out e come secondo parametro gli eventi gli eventi cosa iniziamo quello del login, quindi il primo evento sarà sign in o starting sign in, qui dipende un po' da come no così, sign in. E qui questa action, ad esempio sign in, e può essere di tipo o empty props, quindi significa che è un action senza parametri oppure una action con dei parametri. Iniziamo intanto senza parametri, poi andremo a vedere che in effetti, anche per sign in ci serviranno dei parametri. La seconda action sarà ad esempio sign in success nel caso in cui immaginatevi, no? Quindi ho fatto la action. La prima action è parte la login, la seconda action quando saremo qui. Quindi avremo fatto il servizio sarà guarda che l'utente è loggato e che cosa. Se vi ricordate questa applicazione ha il token di autenticazione quindi nel caso in cui l'utente si sia loggato eh, andremo a popolare e andremo a creare andremo a invocare la action di tipo sign in success e quello che avremo bisogno sarà il nostro token. E andiamo a importare il props. Intanto iniziamo con queste due actions sign in e sign in eh, success. Mettiamoci anche un Sign in e failure in questo momento la facciamo senza property. Perfetto. Ovviamente, questa action non, non ricompila perché non l'abbiamo importata da nessuna parte. Come ormai siamo abituati con gli standalone components, magari togliamo via il mio faccione così riuscite a vedere anche la console. Perché adesso andremo a vederla. Una volta creata l'action, andiamo a creare i reducer. Quindi abbiamo creato l'action, andiamo a creare redu i reducer. I reducer non fanno nient'altro che modificare lo stato dello store, come vi ho spiegato prima. Quindi qui creo un altro file, out.reducer.ts. Ora, questo reducer che fa? Deve prendere in ingresso le varie action e modificare lo stato. Andiamo intanto a definire lo stato. Definiamo una eh, interfaccia. Export interfaccia. Sapete che eh, sono un po' fissato con l'interfaccia e con la tipizzazione del codice. Ma ha maggior ragione quando usiamo NGRX con questo state manager. Quindi avremo un eh, out state e, come vi dicevo prima, magari ci mettiamo is loading, loading oppure potremmo mettere anche is, assign, eh, is assigning in. Di tipo booleano che determina se ci stiamo loggando e il nostro token. Perché in questo momento noi quello che interessa è soltanto il token. E magari lo mettiamo di tipo stringa. Se vi ricordate servizio che eh, l'avevamo chiamato, eccolo qui user service. Avevamo soltanto il token. Questo era il token. Lo, salvav lo salvavamo nel local storage, hm? quindi. Questo è quello che ci interessava. Il resto dell'utente in questo momento no, lo ignoriamo. Quindi abbiamo definito, diciamo, quello che sarà il nostro stato per quanto riguarda l'autenticazione. A questo punto definiamo il reducer. Quindi, export const out reducer uguale create reducer. Ora, questo è un generico. Che cosa dovrà gestire questo reducer? L'out state. Mm? A questo punto il primo parametro che dobbiamo dargli è l'initial state, cioè lo stato iniziale. È come se fosse un behavior subject, ok? Quindi dobbiamo dirgli qual è lo stato iniziale. Ora abbiamo due alternativi. O creiamo un'altra un variabile qui e quindi lo definiamo qua fuori, oppure possiamo definirlo direttamente nella nostra function. Quindi definiamo la, stessa, la nostra function. Come vedete l'intelligence ci dice quali sono le property perché le abbiamo definite qui e le abbiamo passate come generico al Create reducer. Quindi diciamo che lo stato iniziale sarà il sign in false dopodiché token uguale virgolette virgolette perché l'utente non, non è collegato. A questo punto dobbiamo dirgli come deve cambiare lo state sulla base dell'action e quindi qui ngrx ci viene in aiuto con queste funzioni on. Allora, la prima, il primo parametro è l'action, la quindi andiamo a prenderci le nostre actions, ad esempio sign in mh? e dobbiamo dirgli qui il risultato dello stato. Ovviamente lo stato è diciamo in modalità ridonly, cioè non andremo a modificare lo stato, ma ogni volta che verrà, eh, che ci sarà una nuova azione, dovremo creare un nuovo stato. Mm? Quindi qui come parametro, ad esempio, ci avremo lo state e qui andiamo a definire lo stato risultato. Quindi copiamo lo stato precedente e gli diciamo, ad esempio, il sign in, signing in true. quindi Cambieremo soltanto la property isigning. Ok, il token non lo tocchiamo. Perché facciamo questo? Perché se poi andiamo ad aggiungere altre property nel nostro outstate, noi copieremo lo stato precedente delle copie. Questo qui è, è un coso. È uno spread per. No, cavolo. Non me lo ricordo più, ragazzi, la memoria. Vabbè, comunque, facendo così, copiamo lo stato precedente e lo aggiorniamo soltanto mettendoci la property issigning dopodiché andiamo a prenderci la nostra seconda action out actions qual è il success il success se ve lo ricordate andiamo a vedere ci aveva il property token quindi qui cosa facciamo state quindi lo stato diciamo precedente quello che ci arriva e poi andiamo a definire i parametri. Allora, qui potrei passare props, ma uso una delle funzionalità di JavaScript, quindi faccio il destructuring dell'oggetto che mi passa il props e qui ci posso mettere il token. A questo punto lo stato nuovo che deve dare in base a questa action che viene eseguita sarà lo stato precedente. Is signing Forse perché ormai l'utente è collegato e il token sarà uguale al token. Vediamo se riesco a farvi vedere tutta la riga. Ecco qui, magari qui equivale a dire token uguale token. Chiamandolo nello stesso maniera posso farlo molto più conciso. Qui ho definito il reducer. Quindi per la action sign in, setta soltanto questa variabile true. Quando invece è success, allora setto sia il signing in false, cioè l'order a false, e il token. Completiamo con l'out actions signing failure. Qui avremo soltanto lo state, perché se vi ricordate nell'action è un empty props. E quindi andremo a definire state... Eh, state qui non so perché non mi dice più perché forse failure ah eccolo qua che ci ho messo un asterisco adesso l'intelligence dovrebbe funzionare perfetto forse perché non sta più caricando e il token magari lo mettiamo a stringa vuota perché se è andato male la login significa che l'utente non è collegato qui ci deve essere una parentesi ecco eh, qua Eccola qua. Ancora non è cambiato. Andiamo a fare effettivamente l'autenticazione. Se vi ricordate, l'autenticazione c'era la pagina di autenticazione qui. e Andiamo a iniziare ad usare proprio ngrx. Non qui, ma la pagina di out. Ora non andremo a cambiare tanto HTML, ma andremo a cambiare soprattutto la parte del nostro controller, del componente. Ora. Se andiamo a vedere qui, la prima cosa che facciamo è iniettare lo store. Uguale inject store. Quindi avremo iniettato nel nostro componente lo store. Se salviamo, adesso inizia a ricompilare. La seconda cosa che facciamo è in questo caso. Quando l'utente clicca il pulsante di login, quindi facciamo intanto solo la login, perché abbiamo soltanto queste due action, no? la login, login success e il fail. Allora, prima ancora di iniziare, qui bisognerebbe fare il controllo dell'abilitazione, che il form group sia valido, che ci sia l'email, la password, ma in realtà l'abbiamo fatto sulla parte HTML, quindi quando arriviamo qui siamo più o meno sicuri che ci siano tutti e due i parametri. La prima cosa che facciamo, qui, facciamo dispatch con dispatch dico allo store guarda che lancio un action che action lancio qui lancio il sign in ovviamente con le pretese tonde quindi qui dico allo store guarda che sto lanciando un action la seconda azione che andremo a, a fare il dispatch è nel caso in cui vada a buon fine prima di fare root navigate questo lo possiamo cancellare facciamo vis.store.dispatch e in questo caso facciamo outactions.signInSussess. Qui ovviamente lui vuole il token, quindi mettiamo l'oggetto, nel res qui abbiamo l'userDTOA user envelope, quindi token, due punti, res.user.token. Ovviamente qui mi sta dando un errore perché l'abbiamo definito soltanto tipo stringa, invece qui quel punto di domanda potrebbe essere anche defined. Per risolvere il problema non facciamo fare che un null in coalescing e metterci stringa vuota. Potremmo anche fare un dispatch nel caso in cui lo user sia null, di fare il failure. Però tanto ci accontentiamo. Salviamo andiamo nel nostro, eh, nella nostra applicazione ora se faccio sign in e mi loggo in realtà mi loggo però mh, non è cambiato granché no se andiamo però a vedere gli strumenti di ispezione allora qui per andare a vedere lo stato dei nostri eh, del nostro, della nostra applicazione dobbiamo installare una estensione quindi andiamo qui Andiamo nel Chrome e qui cerchiamo Redux. Per chi arriva da React, questo strumento penso lo conosca. Quindi andiamo ad aggiungere l'estensione. Dovrebbe averla raggiunta. Vediamo un po' se devo riavviare. Mi sa che devo riavviare. Quindi chiudiamo. Riapriamo Chrome. Adesso, se andiamo ad aprire, e... eccolo qui. Abbiamo Redux. Come vedete, ha fatto l'init. Ah giusto, mi mancava un passaggio. Se adesso vediamo un attimo, non dovrebbe succedere niente perché manca un passaggio. Che adesso andremo a fare. Andiamo a vedere, però vedete che intanto le action vengono eseguite. Purtroppo lo state non c'è. Perché non c'è lo state? Allora le action vengono lanciate, ma lo state non c'è perché dobbiamo andarlo a definire. Dobbiamo associare questa action praticamente il reducer. Come si fa? Andiamo qui, provide provide state, ok, qui possiamo mettere un oggetto, out state, due punti, e qui dobbiamo dirgli il reducer. Il reducer che abbiamo creato è l'outreducer. Andiamo a importarlo. Perfetto. Vabbè facciamolo alla vecchia maniera, in realtà è sbagliato però ve lo faccio vedere così dai. Out, state, due punti, out, reducer. Quindi siamo andati a agganciare il reducer. Poi vi, fidatevi, poi vi faccio vedere il modo corretto per andarlo. Andiamo a fare il load dell'applicazione, ci siamo sloggati. Facciamo sign in, f chiocciola f.it. DEMO 1, sempre la nostra solita password, facciamo la login, ecco qua. Come potete vedere, questo lo acquigliamo, qui abbiamo l'outstate con IS SIGNING FALSE perché una volta che ci siamo andati a loggare, praticamente settavamo la prima property a false e la seconda a, eh, con il token. Se andiamo indietro, vedete, quando abbiamo lanciato l'azione di signing, di sign in, la prima settavamo soltanto la property di caricamento, la seconda, ovviamente, era vuota. Altra cosa interessante qui: oltre a vedere le action che vengono lanciate con i vari parametri, abbiamo vabbè, il row che ci dà l'oggetto de, della action. Possiamo vedere lo state come è in formato proprio row. La differenza tra lo stato corrente, quello che ho selezionato, e quello precedente. Come vedete, eh, ha cambiato da true a false e il token da stringa vuota a, eh, è il nostro token. Ovviamente, fatto così serve a ben poco, perché a noi ci servirebbe, ad esempio, avere la property eh, di login eh, di, del caricamento, no? per far magari vedere uno spinner. Quindi andiamo a creare. I selettori se vi ricordate sempre nella nostra documentazione ci diceva abbiamo fatto il reducer, abbiamo modificato lo store, ci sono i selector. Quindi dobbiamo andare a creare il selector per andare a prenderci lo stato del nostro store. Quindi andiamo qui, lo, li mettiamo qui al momento ma solo per, eh, per comodità. La prima cosa che dobbiamo fare ma lo faremo soltanto per l'out proprio per farvi vedere passo passo che cosa succede la prima cosa che dobbiamo fare è andare a creare il selettore diciamo eh, dell'out quindi delle, dello store proprio quindi select out state uguale up state due punti Adesso vi spiego tutta questa sintassi, due punti outstate che è la nostra interfaccia, e da qui ci prendiamo da upstate outstate. Cioè cosa gli stiamo dicendo? Questo è il selettore dell'intero stato, l'upstate, diciamo, abbiamo definito l'oggetto outstate outstate. Outstate è quello che abbiamo definito nel appconfig, che è questo. Per intenderci, quindi abbiamo detto upstate è tutto questo oggetto, mh? e di tutto l'oggetto, noi ci interessa soltanto l'outstate. Quindi, di quello che abbiamo definito qui soltanto questo qui sarebbe la corrispondente dell'outreducer, a questo punto, una volta che abbiamo il selettore di tutto quanto lo stato, andiamo a creare i singoli selettori. Quindi, export cost ad esempio select. Eh, possiamo eh, fare quello del, della login, quindi select is signing in che cosa uguale, create selector. Qui dobbiamo passargli il selettore generale, quindi select out state, virgola. Il secondo parametro è, è la property di questo stato che ci interessa. Quindi in questo caso state.easySigning. Quindi, che farà questo select? Ogni volta che noi creiamo un nuovo stato, questa property verrà aggiornata. Ogni volta che questa property verrà aggiornata, verrà, diciamo, lasciatemi passare il termine, invocato questa select che adesso andremo a integrare. Il secondo selettore che vogliamo andare a fare è quello se l'utente è loggato oppure no. Quindi export CONST select is eh, authenticated, authenticated, uguale create selector, sempre select autostate perché sta lì, state. State. Punto. Token in questo caso, cosa dovremmo fare? Non il token, ma dovremmo verificare soltanto che non sia uguale a stringa vuota o comunque sia che non sia uguale a null. Facciamo qui, e questo è il selettore isAuthenticated. Salviamo e adesso andiamo a usare questi due selettori. Ritorniamo nel nostro out component questo era is sign in form serviva per andare eh, a determinare se il form era di registrazione oppure no ma eh, intanto cosa possiamo fare mm, vediamo un po' ecco qui non c'è neanche uno, uno stato eh, però possiamo usare iniziare a usare intanto il primo selettore quindi qui anzi diciamolo qui isLoading è uguale a vis.store. vis.store select che cosa vogliamo andare a fare nella select? Select is signing in, che significa sarebbe il nostro loader, ok? Se andiamo a vedere questa select ci dà un observable di boolean. Quindi facendolo così qui cambiamo il nome della property col dollaro e quindi abbiamo un observable che ci dice se l'utente si sta loggando oppure no. Ora per far vedere lo spinner facciamo una piccola modifica sul eh, user service e quando andiamo a fare la login qui magari ci mettiamo ehm, un delay. Quindi qui magari facciamo delay e lo facciamo aspettare, che ne so, tre secondi. Così possiamo apprezzare se c'è il loader oppure no. Questa è l'unica modifica che andiamo a fare sul servizio, perché tutto quanto il resto lo andiamo a modificare qui. Ora qui nell'HTML che facciamo? Qui eh, ci mettiamo un mm, ng, eh, anzi facciamolo proprio con il nuovo... Is loading con la pipe async se sta caricando. Faremo vedere ovviamente l'async Bisogna importarlo. Ovviamente l'intelliSense di Visual Studio Code non funziona. Quindi andiamo a importarci soltanto la sync pipe e nell'html. Andiamo a definire qui rp carica. Eh, no caricamento di davvero sarebbe sbagliato anche slodding vabbè loghi eh, login login in, login, in corso mm, accesso in corso dai accesso accesso in corso altrimenti andiamo a far vedere il risultato Andiamo qui l'app footer. Qui è un rifugio. Dobbiamo andarlo a cancellare che non serve perché ce l'abbiamo nella O. Adesso andiamo a salvare. Ovviamente dobbiamo salvare anche l'out component. Andiamo a salvare. Perfetto. Sloghiamoci, Facciamo un attimo reload. Ci loghiamo. ID. 1. Andiamo a fare la login accesso in corso e fra tre secondi ha fatto redare perché perché appunto come possiamo vedere dal nostro codice qui ha sentito la modifica dell'isloading qui dell'is signing ok signing in quindi eh, Qui sente la modifica e sign in e quindi riceviamo qui la modifica eh, qua ok quindi fa vedere accesso in corso altrimenti fa vedere il resto siccome noi avevamo anche se vi ricordate questo router navigate sulla barra una volta che si è loggato va a fare poi la navigazione sulla home Ovviamente questa select posso usarla anche in altre parti del codice. E quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio che possiamo fare a questo punto, visto come...